Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Le creazioni di Riri. Allora, oggi creeremo il Keynes dell'arancia. Ma che cos'è un Keynes? Allora, il Keynes è come se fosse un tubettino fatto in fimo, partendo da un rotolo molto più grande, stringendolo sempre di più, e in modo tale che quando si taglia vengono tutte delle fettine identiche dello stesso oggetto. Si possono creare delle cose semplici, come un cuore, qualsiasi cosa, dalle cose complicate. Io partirò con il Keynes dell'arancia. Innanzitutto serve l'arancio e il bianco. Quindi prendiamo una pallina di arancio e una pallina di bianco. La pallina dell'arancio andiamo a girarla fino a creare una pallina che poi schiacceremo e la faremo diventare come se fosse una tortina. Bisogna farla abbastanza grande. Poi semplicemente lo andiamo a tagliare a metà. In questo modo. Poi si prende una striscia di bianco che andiamo ok, e semplicemente la mettiamo come base per riappiccicare questi due. A questo punto la si taglia a filo proprio, benissimo, anche di qua. Se tagliate un pochino di arancio non c'è problema. E semplicemente andiamo anche a tagliare qua. In questo modo. Poi andiamo ancora a tagliarlo qua. E voilà. E anche qui facciamo la stessa cosa. Mettiamo. Andiamo ad appiccicarlo anche. Poi lo modelliamo, ovviamente, cerchiamo di modellarlo il meglio possibile e tentiamo di nuovo di fare un cerchio. In questo modo qua. Poi continuiamo in questo modo, creando di nuovo un salsicciotto. Io l'ho finito, quindi lo ricreiamo. Molto bene. Mattarelliamo. Che bello il termine, mattarelliamo. Allora, mattarelliamo. A questo punto prendiamo altro bianco, lo mattarelliamo. Dovete prendere un salsicciotto un po' più largo perché questo dovrà andare tutto il cerchio. Vediamo se basta. Ah, non mi basta. Aggiungiamo altro se non basta. Tagliamo l'eccesso dalla parte che taglia. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Su. Tagliati su, ragazzo. Voi dovete sapere che io parlo con il fimo. Oppure lo strappate, va bene lo stesso. Dovete sapere che io parlo con il fimo. Perché quando non faccio che gli dico, mi metto a parlargli, gli chiedo perché. Che non sono pazza, però giuro. E voilà! A questo punto, giriamo di nuovo un po'. Dobbiamo creare un cerchio il più perfetto possibile. Ok, a questo punto prendiamo un altro salsicciotto, lo mattarelliamo e lo facciamo diventare arancione.
Eh sì, ragazzi, lo facciamo diventare arancione. Ok, lo facciamo in questo modo, così da poterlo tagliare. Scusatemi, ragazzi. Questo modo. E di qua facciamo la stessa cosa. Allora, ragazzi, a questo punto, dopo averlo tolto tutto, vi dovrebbe venire come una fetta gigante di arancia. Anche se non vi viene benissimo, come in questo caso, non vi preoccupate, perché tanto non c'è problema, che tanto schiacciato da piccolo, quando viene un salamino, quando viene un salamino verrà meglio. Allora, dopo aver fatto questo, ragazzi, si è sentivate una voce dietro al mio computer che parlava. Ha trovato un video, siete con un virus, siete contenti? Io non molto, però vabbè. Allora, a questo punto ritentiamo. Ma mentre creiamo questo cerchio, lo allunghiamo sempre di più a fare un cilindro. Anche un po' dall'altra. Dovete sempre cercare sia da una parte che dall'altra venga più o meno uguale. Potete anche schiacciarlo in questo modo, ma sempre da entrambe le parti, in modo tale che venga un salsicciotto. Allora, iniziamo a tagliarne una parte di qua. E una parte di qua. E continuiamo. Schiacciamo. Andiamo avanti. Schiacciamo, andiamo avanti. Schiacciamo, schiacciamo, schiacciamo. Più il salamino è stretto, più le fette verranno piccole, ovviamente. E verrà in questo modo qua. Ragazzi, eccolo. Visto che qua ci sono delle striature e veniva un po', questo è il prodotto finale. Questi sono quelli tagliati, ancora crudi. Se si riesce ad avvicinarli un po', così riusciamo a farli vedere, perfetto. Questi invece ne ho fatti di un altro tipo, un po' più chiari. Sempre in questo modo qua, non ho fatto la linea intorno troppo spessa come questa, però volevo provare. E in questo modo li ho già cotti, sono un po' più piccoli rispetto a questi, come ben vedete. A me piaceva un po' più largo perché ho bisogno di fare delle arance di fianco. E a questo punto, queste cotte, se le si fa al posto dell'arancione, si mette giallo, si può fare anche il limone. Con questo io vi saluto, un bacione e al prossimo video. Ciao!